Qui con noi il presidente dell'Avis Veneto, regionale Veneto, Giorgio Brunello. Ciao Giorgio, come stai? Ciao a tutti, sentite? Benvenuto. Riuscite a sentirmi? Sì, se alzi un po' la voce è meglio di più, però stai fermo con la telecamera, sennò sembriamo in barca e sembra di Sì. essere in nave, invece la nave sembra che stia arrivando al porto, la nave Italia, Marco, eh. Non Allora, siamo in radio. sì che siamo in radio, siamo in FM, siamo in streaming, siamo dappertutto, quindi attento a quello che dici e a quello che fai. Sto scherzando naturalmente. Ti Ne fa saluta con parte. tutto, ti saluta con molta cordialità Civelli dalla Val d'Aosta e Di Sante dall'Abruzzo, quindi che ti hanno anticipato e quindi volevo portare i loro saluti che me li hanno insomma detto di dirteli. Allora, Dalle Alpi veniamo a noi. Come scusa? le piramidi. Come apri le piramidi? In che senso, scusa? Dalle Alpi alle Ah, piramidi, cioè sì. siamo Non d'Aosta, avevo non so se sentito le Alpi. Allora, volevo dirti, intanto grazie di nuovo perché sei qui con noi e ci fa piacere. Io la domanda la faccio la stessa che ho fatto agli altri. La prima, come è andato in questo periodo per quanto riguarda le donazioni in Avis Veneto? In questo periodo parlo del periodo di emergenza del Covid. Beh, allora, probabilmente la situazione è generalizzata, quindi vi hanno già detto loro. Abbiamo avuto all'inizio di marzo, cioè, scusa, un febbraio terribile, terrificante. E poi con le restrizioni ovviamente la gente non sapeva più se poteva andare a donare. E quindi abbiamo per fortuna tutti insieme, abbiamo fatto una campagna massiva, cioè con addirittura insomma, poi arrivati al Ministero, poi nel nostro caso il nostro governatore, il presidente Zaia, e tutti insomma ci siamo dati da fare, quindi c'è stata una ripresa importante e una risposta grandiosa insomma da parte di cittadini che volevano andare a donare e da parte dei donatori. Poi, come sempre accade, ovviamente il grande afflusso andava governato e quindi abbiamo cercato poi di dare una, come dire, di pianificare un po' di più l'emergenza, in questo caso positiva. Quindi stiamo facendo tutte le idoneità che si sono presentate, quindi nuovi donatori ci saranno, e però ovviamente la cosa che ci preoccupava è il fatto che prima o poi saremmo tornati nelle difficoltà che adesso stanno di nuovo ritornando. Quindi purtroppo, come si sa, insomma, la situazione non è fatta per l'emergenza, cioè l'emergenza c'è bisogno di un picco, ma è fatta per la quotidianità, quindi noi abbiamo bisogno che tutti i giorni la gente vada a donare. Adesso rischiamo di tornare in e queste curve pericolose, no? Queste gobbe di cammello, vai su, vai giù, non va bene a nessuno. Quindi adesso è il momento di tornare a richiedere di andare a donare e di darlo con continuità. In particolare poi anche il plasma, perché poi il plasma è una garanzia per il futuro rispetto anche all'estero, perché sapete Ecco, che dipende questo è molto da. interessante il fatto che comunque abbiamo ricevuto notizie positive sia dall'Abruzzo che dalla Val d'Aosta, ma anche dalle precedenti regioni della settimana scorsa, ricordo la Sicilia con il presidente Mandolai e anche altre, e anche dal Friuli, dalla Lisa Pivetta. La seconda domanda che volevo farti è, visto che ci sta seguendo veramente tantissima gente oggi e che ci fa piacere, se tu avessi, siccome l'assemblea è stata posticipata, l'assemblea regionale, facciamo finta che sia adesso ti confronti con tutti i tuoi colleghi provinciali delle province, cosa avresti detto nell'apertura della tua assemblea regionale, dell'assemblea regionale di Avis Veneto? Come avresti aperto le danze, tra virgolette? Beh, è una bella domanda questa, perché in questo momento bisogna dare speranza intanto che è un mondo che sta cambiando radicalmente, ma occorre far tesoro di tutti i segnali che sono arrivati e anche purtroppo a fronte delle difficoltà, degli ammalati, dei morti, bisogna ripensare al nostro modo di fare comunità. Questo avrei detto probabilmente. Quindi va bene, soffriamo un momento. Però non dimentichiamoci di
di ciò che stiamo passando, cioè ricordiamo che le relazioni umane, i rapporti tra le persone, la solidarietà vince il rispetto invece ad altri molto venali di cui spesso siamo attraversati, no? Quindi rivalutiamo le cose semplici e nel nostro caso specifico, solidarietà, ma anche l'aspetto del donare il sangue, che è un esempio di cittadinanza attiva e di costruzione di comunità. Proviamo a lavorare su questo, avrei detto questo soprattutto, no? Scendo dallo specifico del trasfusionale, no? Che dopo ovviamente siamo entrati invece nello specifico nostro, ma insomma torniamo nuovamente a parlare di valori e di comunità. Io devo ringraziare, naturalmente adesso sembra piaggeria, ma lo faccio naturalmente, so quello che dico, so quello che faccio, ringrazio naturalmente Avisveneto per questi 10 anni di riso famosangue. Purtroppo questa emergenza è capitata proprio nel decennale di riso famosangue, dei 10 anni appunto di riso famosangue. Noi lo stiamo festeggiando in radio attraverso naturalmente gli amici di Avis di tutta Italia che abbiamo avuto, ma un pensiero in particolare va ad Avisveneto in generale, perché comunque ha sempre sostenuto il progetto e in questo periodo ci sta ancora più vicino. Grazie, io volevo dirvi un'ultima, non so se Alza un po' posso la dirvi, voce perché non ti sentiamo bene. volevo dire le ultime due cose. La prima è che state nel sito, in Facebook, insomma, scaricatevi Done Vita Ultimo, perché ha lo speciale Covid con moltissime interviste, è uno speciale molto importante. La seconda, che riguarda prevalentemente i nostri nel Veneto, che stiamo facendo per sostenere il servizio sanitario anche noi, che stanno veramente con generosità prendendo moltissimi donatori, le AVI stanno facendo raccolta fondi, quindi mi pare una cosa bella anche questa. Quindi voi siete a fianco nostro e vi ringraziamo di questo, cosa bella, insieme si vince, no? Siamo più forti del tornado, Sempre. dice no, no, a suo tempo. Uniti si vince sempre e io credo che Avis Veneto, tutte le Avis in generale, Avis regionali italiane, ma Avis Veneto sempre in prima linea. Ricordo i presidenti, insomma, Argentoni e anche Fofano, insomma, che hanno aiutato il progetto a Certo. crescere, ma Giorgio Brunello che lo sta Certo. naturalmente sempre portando avanti con un cuore grandissimo. Grazie ancora Giorgio e speriamo di rivederci personalmente. Ok, buon lavoro e Grazie buona radio. Presidente.